4 punti in altrettante partite alla media di 1. È partito con questi numeri il corso di Raimondo Catalano alla guida del Gravina. Ottimo l'esordio contro la Fragolese, quindi 2 KO di fila contro Matera e Barletta. Poi lo 0-0 contro il Fasano, annullato uno dei migliori attacchi del torneo, nonostante diverse difficoltà e problematiche. Alcuni giocatori sono rientrati stamattina, hanno giocato con la febbre o con quasi febbre. Ci sono giocatori che rientravano di infortuni, giocatori che, come Prado, giocatori che hanno giocato una partita titolare dopo tanto tempo, come Tonso, Corvino veniva da un infortunio, Parisi veniva da un infortunio. Io penso che la squadra si sia stretta, abbia dato tutto quello che aveva e abbia fatto anche una buona partita contro una buona squadra. Lo stesso Catalano inoltre invita la piazza a stringersi intorno alla squadra. Ora si entra nella fase clou del campionato, c'è lo scontro salvezza contro la Puteolana, fondamentale per tenere distante quantomeno la retrocessione diretta. È uno scontro diretto dove abbiamo veramente una brutta carta da pelare. Tra l'altro la Puteolana è una squadra degna di nota, tanta gente lo diceva prima che facesse questi risultati positivi, e diceva insomma come mai la Puteolana non ottiene risultati con questa squadra, con questa società che è una società importante, quindi so di aspettare, so che sarà una partita dura e ci dobbiamo preparare anche per quello.